Allora, ci stavamo chiedendo, no? Che mangiato abbiamo mangiato. Mangiare abbiamo mangiato. Mangiare abbiamo mangiato. Però... Ciao a tutti raga da vostro Lucio Messina, siamo diretti all'host del 2023. Sì, avete capito bene, andiamo a vedere una delle fiere più belle in assoluto, almeno per quanto mi riguarda. È comunque una fiera che riguarda il mio settore. Ora sono in macchina, come potete vedere, sto andando a prendere un amico, il quale mi accompagnerà in questa avventura. E ovviamente non andrò con la macchina, perché andare a Milano con la macchina è un casino. Quindi la lascerò a Sesto Marelli e prenderò la metropolitana. Quindi ci vediamo tra pochissimo. Bene amici, siamo arrivati all'host del 2023, adesso andiamo a vedere tutti insieme tutti gli stand che ci sono all'interno. Come potete vedere alle mie spalle c'è quello dell'Avergnano e adesso andiamo a vedere un po' di cose. Ok, siamo allo stand dell'Avergnano, guardate che bella questa ape qui. In fondo c'è l'Ollo Caffè, come potete vedere, e adesso andiamo subito allo stand dell'Hausbrand. Come vi dicevo, siamo arrivati allo stand dell'Hausbrand, marchio... Per chi non mi conoscesse, è un marchio dove comunque io ho a che fare, perché lavorando in un bar dove offriamo Hausbrand, offriamo nel senso che lo prepariamo, non è che lo offriamo a tutti i clienti, perché sennò diventiamo poveri. Allora amici, sono esattamente le 12.37, quindi qua vi posso assicurare che si sentono degli odori di cibo che uno come me non può resistere. Faccio vedere tipo questo camioncino piccolino. Questo è solo uno dei tanti posti di ristoro che ci sono all'interno della fiera e come vi dicevo c'è da mangiare dappertutto, dagli hamburger alla pizza e così via. Insomma, tanta tanta roba. Questo è un altro dove si può, come vedete, mangiare hamburger. Guardate che bello questo. Bene amici, stiamo per arrivare allo stand dell'S-Caffè. Come ho già detto prima anche in altri video, io ho lavorato con S-Caffè per tantissimo tempo, esattamente 15 anni. Mi sembra doveroso andarli a trovare assolutamente.
Allora raga, è arrivato il momento di mangiare. Come potete vedere qua dietro abbiamo la pizza, poi di qua le polpette e poi di qua gli hamburger. Secondo voi Lucio Messina che cosa avrà scelto? Buongiorno. Stai filmando? No, pagare. Devo pagare. Adesso pago. Quanto devo? Tanto, anche se ho fatto il mio posto. Salsa? Hai già fatto il mio. Avrei scelto questo posto per pranzare, è possibile? No. Allora ragazzi, ho scelto di provare le polpette di questa bravissima signora e adesso le proviamo e vediamo come sono. Eccoci qua. Avrei scelto scontrino. Piccolo. Sì. Miste, carne e pesce. 15 polpettine scelta miste. Allora io ho scelto queste qua. Grazie. Ok, quindi abbiamo scelto le polpettine e abbiamo trovato questo posticino per poter mangiare, che non sono dei tavolini, ma anche perché i tavolini qua non ce ne sono, perché è tutto pieno. Questi sono i tavolini. Questa è molto buona, ma non riesco a capire il gusto. Non lo so. Proviamone un'altra. Vediamo questa. Merluzzo. Posso fare i complimenti per le polpette che erano buonissime? Complimenti, eh? Grazie a lei. Arrivederci. Allora, ci stavamo chiedendo, no? Che mangiato abbiamo mangiato. Mangiare abbiamo mangiato. Mangiare abbiamo mangiato. Però mancherebbe qualcosa. E che cosa? Ma io un caffè. Un caffè? Ma ci chiediamo, ma dove possiamo bere un caffè? E beh, ma non lo so, che domande sono? E c'è il salone del caffè qui. Ma siamo alla Fiera del Caffè. Quindi di conseguenza che domande ci facciamo? Non è che dobbiamo uscire a prendere il caffè. Entriamo dentro nei vari stand, scegliamo una marca e prendiamo il caffè a gratis, come dicono in tanti. O no? Esatto. E quindi niente, è sempre il più buono, tra l'altro. Ah certo, quando è gratis il caffè è buonissimo. Comunque lui è un mio amico, ragazzi. Saluti. E quindi lui è il mio accompagnatore. Ci vediamo dentro. Sono il portaborse io. Sì.
Qui siamo allo stand del caffè Passalacqua. Guardate come servono il caffè qui. Faccio scendere la parte lattosa. Omogenizzo delicatamente, riomogenizzo il latte, la tazza è inclinata, ok? Mi appoggio col beccuccio e scarico al centro una sfera. Questo è il cappuccino classico tradizionale. Omogenizzo dall'alto, parto al centro, stando alto qua, alto. Quando arrivo all'ultimo centimetro, scendo e scarico la parte più cremosa. Lascio sempre qualche millimetro per scaricare l'espresso. Ok, per quanto riguarda l'espresso, il latte macchiato noi consigliamo sempre di versare prima il latte e poi l'espresso. Cioè, o meglio, far versare al cliente l'espresso. Perché il cliente così decide quanto caffè aggiungere alla sua bevanda latte. Tazza si prende così in manico, lo vertiamo verso di noi, si parte alti, al centro, si porta sulla base, si arresta il flusso, ci si appoggia e si va a scaricare gli elementi uno dentro l'altro. Questo è il tulipano, che è la prima figura, una delle prime figure che si realizza in latte arte, motivo per cui devo essere molto rapido a fare questo. Il cuore, per esempio, è una figura molto semplice, è sempre molto accattivante, si porta sulla base, ci si arresta, si scarica la pallina, si viene leggermente avanti e man mano si decolla. Questo è il cuore, per esempio. Bene amici, siamo arrivati alla fine della giornata, abbiamo passato una bellissima giornata io e il mio amico, abbiamo visto un sacco di stand, tante novità, molto molto bella, siamo alle 18.27 quindi siamo qui da un botto di tempo. Ah, un'altra cosa importante, il caffè l'abbiamo bevuto, se vi ricordate all'interno di questo video c'è stato un momento che il mio amico non sapevamo dove bere il caffè, ma era uno scherzo perché alla fine dentro l'abbiamo trovato il posto. Quindi ciao a tutti dal vostro Lucio Messina e al prossimo video. Chiamo a giro, no? Sei tu. No, tu mi dai degli spunti. Bene amici, è finita qui la giornata, abbiamo visto un sacco di cose, sono le ore, ve lo dico subito se riesco a guardare, ecco. Ho girato il co... su leggermente la mano, leggermente. Ma frequenza cardiaca. Non te lo dico io, dai. No, cioè adesso sì, adesso funziona.